La situazione è effettivamente molto difficile, abbiamo organizzato questa assemblea riunendo tutti i lavoratori, per la maggior parte giovani, per poter dire a loro qual è la situazione in questo momento all'interno della nostra azienda e spiegare quali sono i motivi per cui ancora non è stato possibile che ci siano state delle trasformazioni da part time a full time. Riteniamo che l'Ordine degli Architetti sia un'istituzione, un soggetto di rilevante centralità nell'ambito di tematiche che riguardino il governo del territorio, quindi certamente questo sarà soltanto il primo degli incontri che l'Ordine degli Architetti sosterrà promuoverà anche in prima persona nel seguito dei lavori, perché il problema del risanamento va affrontato e risolto una volta per tutte per la città di Messina, per dare una risposta ai problemi abitativi di molte persone residenti in questa città e per non soltanto limitarsi alla questione abitativa, ma anche perché il risanamento diventi un vero volano di sviluppo, un vero motore per l'economia della città in generale e quindi anche dei professionisti che in essa operano. È un problema sicuramente anche sociale, lo stiamo rilevando anche nel corso di questi lavori odierni e quindi va affrontato a 360 gradi, dando risposte ai cittadini di Messina, e noi come Ordine degli Architetti sicuramente saremo vicini se l'amministrazione comunale lo vorrà e certamente comunque non ci fermeremo per dare seguito a quelle che sono le nostre prerogative.